eccoci amici di Mountain Bike Radio, ben ritrovati dopo aver ascoltato la sigla Ray Ramones in collegamento con Alberto Meloni, personal trainer alla Fit Active di Magenta, se non erro, giusto? Ciao, ciao Alberto, come stai? Tutto bene? E dai, periodo negativo, diciamo, però la tiriamo avanti, dai, meno male, va bene, non ce lamentiamo. Ci stiamo allenando un po' poco, ma teniamo duro, dai. Di solito in che disciplina ti piace lavorare della palestra, nel mondo delle palestre? Allora, vabbè, io all'inizio ho iniziato ad andare in palestra per motivi, diciamo, sportivi, perché ho spaccato un legamento. E da lì poi mi sono appassionato, ho trovato facilità nell'alzare i pesi, quindi mi viene abbastanza facile. Io punto di più sull'ipertrofia, quindi quello che è il mondo del bodybuilding, perché ho fatto un po' di gare in quel senso. Poi ho aperto due palestre, ho fatto il responsabile di una Fit Active, adesso mi sono spostato in un'altra Fit Active e logicamente devi essere all'altezza di seguire comunque, dalla signora anziana, dal ragazzo giovane, da quello che vuole aumentare, da quello che vuole dimagrire. Ultimamente seguo di più le donne ti danno molta soddisfazione, ti ascoltano, ti stanno dietro, si affezionano, è un bel mercato, diciamo. Ti piace lavorare con le donne, diciamo? Sì. Ti danno più soddisfazione, fondamentalmente. Invece per il mondo tra virgolette, dei circuiti, quindi tutto quello che è functional training, lo segui anche quello? Sì, se ti ricordi, quando abbiamo cominciato a allenarci, abbiamo fatto quello. Il funzionale non è stato la mia parte iniziale, perché di fatto è venuta fuori nell'arco del tempo, sia il CrossFit che il funzionale sono venute fuori dopo. Sono discipline che sono venute in futuro, cioè nel senso sono venute col tempo. All'inizio ero un po' scettico, poi dopo alla fine ho cominciato a seguirlo e devo dire che effettivamente è ottimo. Il funzionale mi è piaciuto un sacco, lo vendo, vogliamo dire, e lo uso come allenamento. Uso un mix tra quello che è il funzionale e il classico allenamento bodybuilding. Tra l'altro, anche con le donne. Tra l'altro, una domanda che negli ambienti sportivi che frequento, quindi il mondo della mountain bike, sorge spesso. Cioè, molti ragazzi ci chiedono, e chiedono in generale, insomma, un argomento caldo, il discorso se un ragazzo che corre a livello agonistico nella mountain bike può diventare grosso, tra virgolette, mantenere comunque una muscolatura bella imponente, diciamo così, nonostante svolga principalmente un'attività aerobica, quindi insomma è molto facile bruciare i muscoli come anche il grasso, come il ciclismo, diciamo in generale. Diciamo che penso che l'aumentare troppo il peso non sia conveniente nel fare quell'attività lì, penso, giusto? Penso che una persona che pesa troppo non va bene andare sulla bicicletta. Bisogna comunque cercare di tenere un minimo di elasticità. Perché ho visto, per esempio, soprattutto gli atleti americani che fanno anche discesa, quindi parlo della downhill in questo caso, li vedi che sono veramente muscolosi, che è da far paura quando ti guardi le gambe, ma anche sopra, cioè sono... Lì... Beh, sicuramente è una cosa che limita l'altro, non è che una cosa esclude l'altro, più sei muscoloso, più sei forte, più sei atletico. Questo sicuramente è positivo. Forse l'aumentare troppo di peso diventa un problema. Io parlo anche di livelli di culturismo. Logicamente un'attività in forma è sempre pronto, è sempre scattante, un muscolo ben allenato è sempre carico. Penso di aver capito cosa intendi, sicuramente va bene, cioè essere grossi, essere muscolosi va benissimo, forse perché io intendo il classico bodybuilder sulla bicicletta ce lo vedo poco, capito? Quello intendo. Sì, no. Vedo di un uomo di 140-150 kg mette sulla bici 5 minuti, muore, capito? Quello intendo, magari però... è eccesso. Una buona novantina di chili di muscolo ci potrebbe certo. Certo. Allora, questi qua sono dati che appunto vediamo anche chi corre su in pista, che fa proprio lavori esplosivi. Ho visti veramente tanti formati veramente bene, che vedi che tirano su un sacco di pesi. Sì, certo. Beh, ma adesso col funzionale, col CrossFit, tanti sono diventati molto atleti, magari non hanno un allenamento ipertrofico, quindi non hanno ipertrofia massosa devastante, però sono molto forti. Difatti vedi gente con carichi di stacco, di squat eccessivo, però con una muscolatura normale, diciamo, pronta, ma non proprio ipertrofica, non
non muscolarmente spaventosa, diciamo, molto forti, molto energici, molto pronti, però non una resa estetica, quello che dico io. Secondo te, quindi, diciamo, a livello sportivo per gli sport outdoor, quindi quello che può essere il ciclismo in generale, anche con del buon funzionale e del buon crossfit si può ottenere dei buoni risultati? Sì, sicuramente. Sicuramente. Sicuramente non è, una cosa non esclude l'altra, nel senso che non è che se uno va in bici non può andare in palestra, anzi, difatti, se tu vedi ormai i calciatori di adesso non giocano solo al pallone, vanno anche in palestra, fanno anche la panca piana, quindi allenano i pettorali. Non è che un muscolo in un pettorale non serve. Poi, se ti ricordi, noi avevamo seguito un po' di sedute all'allenamento, abbiamo lavorato molto per la parte superiore, tu hai avuto un infortunio alla spalla, se non mi ricordo male, e avevamo fatto tutto un lavoro fatto sulle spalle, su quello che era. Poi tu hai delle doti tue eccezionali e quindi avevi bisogno di poco, saltavi come un grillo, non c'erano problemi, in certe cose eri sicuramente molto più bravo di me. Però in quello che era l'ipertrofia, la massa muscolare, sicuramente non era il tuo punto di forza. E anche mentalmente difficile far capire a uno che fa la tua attività sportiva entrare nel mondo di quello della palestra, perché molte volte ci sono dei recuperi più lunghi, ci sono un supporto alimentare, un'integrazione che magari nel tuo sport è diverso, cioè, però uno non esclude l'altro, anche perché gli aminoacidi si possono usare nel bodybuilder come si possono usare nella bicicletta, cioè non è che una cosa non va bene per l'altra. Tra l'altro ricordo che era il 2018, 17 o 18 se non mi ricordo male, comunque è ormai più o meno tre anni fa, non facciamo troppe memorie sulle date che io non è il mio forte, però secondo me potrebbe essere intorno al 2017, praticamente frequentavo la Fit Active di Castelletto perché abitavo a tempo pieno in estate, perlomeno sono stabile sul Lago Maggiore, e ci siamo conosciuti lì, infatti io Alberto, sì, sì. E appunto allenandomi lì in palestra gli avevo detto: ragazzi, però cioè io nella parte superiore proprio di forza non ne ho e mi piacerebbe svilupparla. Infatti abbiamo fatto un percorso che era un mix di pesistica, quindi di classici pesi, quindi dalla panca piana alla lat machine, insomma un bel allenamento completo. Se non mi ricordo male era 3 volte a settimana questa tipologia di allenamento, e una o 2 volte a settimana c'era anche un circuito full body che avevamo inserito, più il mio solito tu eri bravissimo nel fare stretching, eri molto bravo, molto pronto in tutto quello che era la parte atletica, eri eccezionale, perché salti, tutto quello che c'era da fare a livello atletico non c'erano problemi, mancava della forza, mancava dei muscoli nella parte superiore, mancava un po' di tecnica, però per il resto eri un atleta come lo sei sempre stato. La stessa cosa possiamo dire anche di tua mamma è stata fantastica, il seguire tua mamma è stata eccezionale, vedere una donna di un'età abbastanza adulta avere quel tipo di grinta, di risultati, è stato incredibile. Forse la persona, non voglio dire la persona che mi ha colpito di più da quando alleno, però è stato bellissimo. Poi quando mi ha detto che ha avuto dei risultati, che in certe gare magari si piazzava terza, quarta, ne ha vinte, è arrivata seconda, mi ha fatto specie. Molte volte gli atleti del tuo tipo, o magari chi fa calcio, chi fa così, tralascia la parte muscolare. Secondo me un pochettino sbaglia, come il classico bodybuilder tralascia la parte atletica, non fa cardio e tutto il resto. Secondo me il giusto mix, il giusto compromesso è il tutto e due. Ho seguito una ragazza che fa le maratone in montagna, fa tipo 12 ore di corsa, una matta che solo lei può sapere come fa, e abbiamo fatto un percorso di pesi e ha migliorato di tempi veramente, ma di decine di minuti, e mi ha colpito tantissimo. Lei è una persona con una dote molto importante, anche perché correre per 10 ore mentalmente non deve essere facile. Abbiamo fatto un allenamento molto veloce, molto brillante, però è diventata molto più muscolosa, molto più brillante, e ha migliorato di tantissimo i tempi. È già una che a livello italiano va forte. 10 ore di corsa, ragazzi. Ma 10 ore.
Posso permettermi di chiederti, non magari di entrare nei dettagli, ma a grandi linee, come si allena una ragazza del genere in palestra? Allora, prima di tutto, quando l'ho conosciuta mi ha colpito, soprattutto per le 10 ore di corsa, perché l'idea di correre 10 ore, anche solo di testa, vuol dire che sei veramente determinata. È una ragazza determinata, piccola e fisicamente esile, però con una grinta e una cattiveria veramente incredibile. L'allenamento, lei faceva una classica tabella leg extension, leg curl, squat, però capisci che una persona che corre 10 ore a fare quelle cose lì si annoia. E allora abbiamo messo giù dei circuiti, no? Attivamo con dei jumpy jack, dei saltelli sul posto, una corsetta alzate gambe, alzate ginocchia, alzate dietro e partiamo con tutto il lavoro di riscaldamento, magari sullo step, classici, andate avanti, andate indietro. E poi partivamo con magari della pressa, sì, la facevamo perché lavoravamo di più sulla massa muscolare e poi lavoravamo di più sulla velocità, quindi magari degli squat col salto, degli affondi saltellati, degli affondi in camminata con carichi ma relativamente leggeri, tenevamo ripetizioni abbastanza alte, eh. Non facevamo proprio serie ma proprio un continuo circuito per circa un'oretta, ci allenavamo una o due volte a settimana in base a un po' ai suoi tempi perché lei anche lavorativamente è molto impegnata, quindi ci vedevamo relativamente poco, però i risultati sono stati ottimi e non c'è mai stato un momento che lei ha detto ma questo non va bene, quell'altro non va bene. Poi abbiamo seguito un po' anche la parte alimentare perché molte volte anche questo la maggior parte della gente fa che mangiare. Invece qualche consiglio, magari un po' più di carboidrati, un po' meno di grassi, un po' più di proteine o magari in certi giorni più proteine, in certi giorni più carboidrati, abbiamo trovato dei risultati. L'ultima volta che l'ho vista, io e noi adesso ci sentiamo solo telefonicamente, aveva fatto una mezza maratona, aveva recuperato 10 minuti. 10 minuti in una mezza maratona è tantissimo. Quindi poi adesso si è fermata, logicamente perché con questo virus abbiamo il problema e non si sta allenando, però riprenderemo gli allenamenti. Adesso speriamo che c'è la possibilità di almeno avere la sedia aperta e faremo qualche lavoro all'aperto. Io ho un po' di attrezzatura, poi con un atleta così, non essendo il classico atleta che vuole aumentare la massa muscolare, rimane più semplice allenare una persona a corpo libero perché non ha bisogno dei carichi molto molto importanti, lavori in osimetria e questi lavori qui, affondi, squat, flessioni, addominali. Sui addominali era un po' debole, però sta migliorando. Ma tra l'altro, quando dicevi un'oretta di seduta, cioè quindi un'oretta di allenamento, dove gli facevi usare sia la pressa che i circuiti, quindi praticamente in un'ora sempre senza pause fare circuiti, cioè magari vai sulla pressa, come funziona? Un'ora senza pause no, un'ora senza pause no. Però partivamo con un bel 10-15 minuti di riscaldamento di classico allenamento funzionale come quello che facciamo anche noi. Quindi okay, con dei barbies, dei saltelli, dei jumping jack, magari anche con delle flessioni. Io uso abbastanza la scaletta e uso abbastanza lo step. E poi lavoravamo raramente sulla parte superiore, facciamo proprio 10 minuti. Tanto con gli addominali, con dei crunch inversi, con delle plank, dei lavori laterali e un po' di glutei. E poi partivamo magari nell'ultima parte, lavoravamo spingendo un po' di più e lavoravamo di solito con una pressa 45, leg extension, leg curl, alternati magari con gli stacchi, con gli affondi e con gli squat al carico libero. Questo bene o male era quello che noi abbiamo fatto in questo anno di assieme. Bene o male, veramente. Riuscita anche a aumentare di massa muscolare o è diventata più tonica la ragazza? Allora, è diventata più delineata, okay, nel senso, lei per il tipo di lavoro che fa, come la maggior parte delle persone che fanno solo un lavoro aerobico, sono molto quotate muscolarmente, nel senso, non hanno un muscolo proprio pronto. Lei è diventata molto più tonica, più grossa no, anche perché comunque è una ragazza veramente esile. Quindi, ma non abbiamo fatto niente anche per aumentare la massa muscolare, perché non doveva aumentare di peso, non doveva minimamente aumentare. Però molto più tonica, i muscoli molto più segnati, delineati, le spalle molto più grosse, la schiena più delineata, gli addominali tanto, gli addominali ne facciamo tanti,
quello era meno male il percorso che si stava facendo ed è andato bene per il periodo che ci siamo visti, non possiamo lamentarci. Lei era contentissima, contentissima. Difatti, quando poi c'è stata la chiusura, noi abbiamo cercato anche di lavorare aperto, poi ahimè c'è stata proprio la chiusura totale e non ci si può muovere, quindi diventa un problema. Speriamo che nel giro di qualche settimana c'è la possibilità di almeno allenare nei parchi, quindi magari di fare qualcosa all'aperto. Tra l'altro, hai toccato un punto cruciale, visto che 2020 è un anno un po' alternativo per tutti gli sportivi. Se tu potessi dare un consiglio agli ascoltatori di questa puntata, che allenamento suggeriresti? Allora, qua è un po' un problema, perché secondo me un consiglio che do a qualcuno è di acquistare qualcosina, che può essere uno step, un tappetino, delle elastiche, qualcosina da tenere a casa, perché fino a quando lavoriamo a corpo libero i plank li possiamo fare, gli addominali, il cancio inverso, il plank laterale, gli obliqui li possiamo fare, le flessioni per i pettorali li possiamo fare, possiamo usare delle bottiglie d'acqua per fare alzate laterali, per fare i bicipiti e tutto il resto, però un minimo di peso io direi di comprarli, qualcosina, anche perché non penso che le previsioni siano positivissime, ma io partirei con un lavoro cardio che può essere fatto su uno step o semplicemente con dei saltelli, dei bassi, della corsa sul posto, alzando le gambe frontalmente, alzando le gambe posteriormente, dei classico saltello normale di jumping jack, di squat col salto, e magari tenere gli addominali nella parte finale. E poi in base al gruppo muscolare che una persona vuole allenare, dedicare quel quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora di tempo che una persona può avere. Le gambe si allenano sempre bene con degli squat e con degli affondi e degli stacchi. Quelli sono le cose più fondamentali. Meno male se fai quei tre esercizi lì, sei a posto. Magari fare quelle gambe due o tre volte a settimana e la parte superiore due o tre volte a settimana, in base a quello che uno ha tempo di fare, se riesce anche a lavorare, se non fa proprio niente. Può anche dividere le sessioni di allenamento nell'arco della giornata. Per i dorsali, magari con degli elastici riesce a fare delle trazioni, può anche appendersi da qualche parte. Per gli addominali, addominali a terra ce ne sono un milione, ci sono un milione di video sulla mia pagina, su YouTube, ci sono un sacco di cose che si possono usare. Per i pettorali le flessioni, per i bicipiti, le spalle andrei con delle bottiglie d'acqua facendo delle alzate laterali, delle alzate frontali. Per le gambe possiamo fare gli stacchi, quelle lì meno male sono le cose. Poi come impostare l'allenamento è una cosa che va un po' specifica in teoria, perché ogni persona è diversa dall'altra, non è che ogni allenamento va bene per tutti. Infatti io non amo fare classi, ma preferisco seguire la persona singolarmente, perché ogni persona è diversa dall'altra. E di mio penso che ognuno ha il suo allenamento e riesce a seguire la persona in modo più completo, penso che. E la cosa un po' importante in questo periodo sarebbe cercare di tenere un apporto calorico basso, molto basso, cercare di non mangiare tanto, che è la parte più difficile, perché siamo a casa, ci annoiamo, ci attacchiamo al frigo. Però quello è importante, anche per chi vuole aumentare la massa muscolare, mangiare troppe proteine fondamentalmente non serve, perché tanto non ne andiamo a smaltire. Integratori li vedo non utili in questo periodo, se uno proprio non ha voglia di mangiare la carne può mangiare delle proteine, se magari come te magari è vegano e quindi non mangia certi tipi di prodotti integrali in qualche maniera, gli aminoacidi. Però bene o male i consigli che posso dare sono quelli. Ultimamente vedo un sacco di personal su internet, positivi e non positivi, valutabili e non valutabili, ci sono tante cose, un po' negativo secondo me, perché adesso sono diventati tutti un po' personal, tutti sanno fare le cose. Seguire qualcuno, ma non è sempre essere un po' scettici e guardare anche qualcun altro, secondo me potrebbe essere positivo. Poi se per caso qualcuno vuole qualche consiglio, io sono libero a tutti, cioè qualsiasi cosa faccio senza problemi, le cose le faccio. Adesso dei video più avanti ne metterò sulla mia pagina.
Tu, Alberto, dov'è che ti possiamo trovare? Cioè, su quali social che non mi utilizzi nelle tue pagine? Io, Alberto Meloni, sono su Facebook, su Instagram e sì, bello, quelli sono i posti dove mi potete trovare. Al massimo mi potete contattare, se vuoi il numero di telefono posso anche lasciare il numero di telefono, o se vuoi contattano te poi ci possiamo sentire, non è un problema. Cioè, penso che io e te abbiamo fatto un bel lavoro e anche con tua mamma abbiamo fatto un bel lavoro, quindi sai, io l'impegno ce lo metto, è una cosa che deve essere paritaria perché ci vuole anche dall'altra persona. Vabbè, per forza, perché alla fine, come dappertutto, tu puoi dare tutte le tue conoscenze a un atleta, che anche per me quando consiglio magari un ragazzo su determinate cose, puoi dare tutta l'esperienza che vuoi, tutti i consigli che vuoi, però dall'altra parte se la persona non si applica non è che puoi sperare di avere risultati, non puoi sperare di avere risultati. Quindi un'ultimissima domanda, che questa qua è mia personale, poi ti lascio andare. Ma se io adesso in questo periodo che sono a casa riesco a allenarmi bene, perché sai, anche quando sei in giro per le gare, nel senso, riesco a allenarmi bene per la parte muscolare, perché quando sei in giro o per la guida o per lavoro, insomma, così magari passi settimane senza avere la possibilità di allenarti in palestra o quant'altro, perché poi magari sei talmente stanco che neanche vai in palestra, anche se avessi la possibilità. In questo periodo, secondo te, con a casa... io attualmente ho dei pesi da 10 kg l'uno come manubri, non è poco. Poi dopo ho una panca piana con due dischi da 10 kg l'uno. Beh, non è male. Si può fare qualche lavoro secondo te? Secondo me, vabbè, con i pesi da 10 kg, le alzate laterali, le alzate frontali, i bicipiti, vai tranquillamente, non hai assolutamente problemi. Lavora anche sulla parte posteriore delle spalle con delle alzate a 90. Pettorali magari sei un po' limitato perché i pesi sono un po' leggeri, almeno per me sono un po' leggeri, però le spinte puoi farle, la panca piana puoi farla, puoi usare per fare i tricipiti una panca stretta, una French sia con i manubri che con il bilanciere. Sulla panca puoi fare gli addominali tranquillamente come vuoi, il crunch inverso, il plank lo puoi fare a terra. Gli addominali sai, l'ultimo dei problemi perché li fai a terra. Io ho sempre fatto gli addominali a terra, non ho mai usato attrezzatura varia per fare gli addominali. Per fare le gambe, io so che bene o male tu ti muovi, tra bici, corsa, così so che ne fai, quindi non c'è problema. Puoi mettere un bilanciere dietro la schiena e fare degli squat, puoi farlo anche con i manubri, magari farli in camminata, che secondo me rimangono i migliori. Sì. E poi puoi farlo anche tipo una camminata sopra la panca, salti sopra la panca, salti su col peso, potresti fare anche dei salti, magari senza peso, parti con dei pesi leggeri sulla panca, puoi usare quello come appoggio, diciamo. Tu li metteresti sotto forma di circuito oppure faresti... No, io farei il circuito, su di te fare il circuito. Circuito. Su di te fare... Bisogna capire anche quanto tempo hai a disposizione, quanti giorni hai a disposizione. Tutti i giorni un'oretta adesso. Posso. Allora, se tu hai tutti i giorni un'oretta, allora io farei un circuito su ogni gruppo muscolare. Nel senso, magari facendo due volte a settimana le gambe, non so, un giorno faccio i pettorali, un giorno faccio i dorsali, il terzo giorno faccio, non so, le gambe, poi bicipiti e tricipiti insieme, riparto con le gambe e poi riparto. Anche se faccio multifrequenza, su magari non è un grosso problema. Io dividerei proprio spalle, farei i muscoli superiori grossi, poi ognuno può mixarli come gli pare, però non so, fare petto un giorno, spalle il giorno dopo, gambe, dorso, bicetrice, li metti insieme e poi ripartire con le gambe e poi andare di conseguenza. Tanto tu forza ne hai, quindi ne hai, sei uno che si sa allenare e si allena abbastanza bene. Quindi recuperi bene, perché non ti ho mai visto stanco o devastato, anzi hai un'energia della Madonna, quindi non si può dire niente. E secondo me per te va bene. Gli esercizi, bene o male, andare sui base, te l'ho detto, panca. Gli esercizi fondamentali di solito sono tre, panca piana, stacchi e squat, quelli sono i tre più importanti. Se riesci a fare delle trazioni appendendoti da qualche parte potrebbe essere il male. Sì, qua abito in campagna, quindi ho alberi. Fai delle trazioni, bene o male il 60-70% del lavoro l'hai fatto. È logico che secondo me un lavoro così è un buon lavoro,
ma non è totale, cioè secondo me è una parte in palestra che dobbiamo sempre fare, però per tamponare in questo momento va bene. Perlomeno per mantenere. Sì. Poi tu cerca di mangiare il giusto, di non esagerare, di non fare cose particolari, ma tu sei sempre stato magro, quindi non ingrassi tantissimo, stai bene. È una buona fisicità. Dieta rigidissima che probabilmente qualcuno potrebbe criticare, altri magari un po' meno. Io vado, mi faccio i miei 4-5 pasti da 50 grammi di riso con abbondanti porzioni di legumi insieme durante il giorno. Io mi ammazza. Ma tu hai il tuo metodo di alimentazione che, se hai risultati positivi, è quella giusta. Fondamentalmente, se per te il tuo risultato è quello, va bene. No, chiaramente, nel senso, questa qua è la base. Poi è ovvio che, se no so già, perché l'altro giorno avevo postato su Instagram avevo postato un video dove un ragazzo mi criticava giustamente perché diceva che mangiavo bene o male sempre le stesse cose. In realtà io cerco di cambiare riso, pasta le lenticchie, pasta ai piselli, pasta, insomma, cerco sempre di variare, però di base diciamo che anche quando sono in giro, che magari devo fare tanta attività aerobica, a me piace andare via di riso e legumi, che almeno so che li mangio bene, sto bene. Le diete drastiche logicamente sono sempre un po' poco buone, cioè non è la pizza, non è la lasagna, di sicuro che, però poi dipende dal risultato che uno vuole ottenere, vuole avere. Cioè io magari in questo periodo ho un po' staccato mentalmente e me ne frego un po', però normalmente sono sempre stato uno pollo e acqua, perché alla fine il risultato è quello, quindi dipende dal risultato. Cioè, è come si chiamano quei lottatori di sumo che mangiano 7.000-8.000 calorie al giorno, e loro hanno un obiettivo, è logico che la loro alimentazione è pazzesca, ho visto un video che mi ha spaventato, però il risultato è quello, guadagnano un sacco di soldi, sono i numeri uno in Cina e quindi non ci si può dire niente, cioè. Ognuno dipende un po' da dove vuole arrivare. Phelps, per esempio, il nuotatore, è uno che mangiava un sacco di calorie, tantissime, ed era super magro, però probabilmente aveva bisogno di quello per arrivare a quello che ha fatto. Alberto, noi siamo arrivati quasi al termine della nostra mezz'oretta qui sui canali di MTB Radio. Io ti ringrazio per essere stato davvero in nostra compagnia. Volevi aggiungere qualcos'altro prima di lasciarci? No, niente, mi ha fatto piacere sentirti, se hai bisogno di qualcosa mi contatti. Va bene, grazie, ricordo che anche agli ascoltatori che volessero seguirti sulle pagine Facebook Alberto Meloni e lo stesso nome anche su Instagram, giusto e corretto? Giusto. A me ragazzi non resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, seguite sempre il sito www.mtbradio.it oppure potrete trovarmi anche sui vari social sotto il nome di Stefano Coletti #Rustic oppure sui canali di Mountain Bike Radio che sono sempre su Facebook e Instagram. Detto questo, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!